Fabio Leonardi, che dire, dopo una stagione come quella chiusa qualche mese fa, ritrovarsi con 1500 persone ad aspettare neanche la presentazione di tutta la squadra, ma soltanto dei primi colpi, credo che per voi sia anche comunque una soddisfazione, vuol dire che avete seminato e seminato bene. Ma io ritengo, allora, l'ho voluta io questa giornata, questa anteprima di presentazione, perché comunque non bisogna guardare solo l'aspetto tecnico, bisogna guardare anche a tutto il contesto. Allora bisogna creare il gruppo ma anche il seguito. Quest'anno non è stata fatta la squadra per il marchio, è stata fatta una squadra per vincere, cioè cercando di coniugare esperienza e forza nelle giovani. Quindi, e l'abbiamo fatto, però questo bisogna comunicarlo, perché delle volte anche nella vita, nel mondo industriale, si fanno tante belle cose e si fa fatica a comunicarlo. Allora è una città che risponde, l'abbiamo visto questa sera, bisogna avere il coraggio di fare questi eventi, perché quando si hanno, allora la gente segue, poi far venire i personaggi importanti e chi ci mette risorse, tempo ed entusiasmo, è un momento di gratificazione e visibilità, e questo secondo me crea coinvolgimento e voglia di fare e crea entusiasmo, quello che abbiamo bisogno in città, perché nonostante tutto, io l'ho detto prima, il campionato non è andato bene, però io ho sentito una grande vicinanza nel gruppo degli sponsor ed è questo che mi ha spinto a fare ancora una squadra di altissimo livello, perché tutti mi hanno detto: Fabio, la cosa importante non sono i risultati di un anno, la cosa importante è essere amici e gruppo coeso per far durare nel tempo un fenomeno sportivo come quello che è nato come un progetto e adesso è qualcosa di più di un progetto, si è consolidato come, diciamo, un evento sociale, sportivo e di marketing territoriale importante, e questo secondo me è la svolta che molte squadre non riescono a fare, noi lo facciamo. Però se analizzate anche questa presentazione, c'è una chiave di lettura sul palco, cioè non c'è stato un patron, un main sponsor unico, siamo riusciti a coinvolgere tanti imprenditori, i poteri della città, la banca, l'università, abbiamo l'ospedale, Mario Minola presente, la città deve vivere sempre di più questo fenomeno, diciamo, sociale e sportivo che siamo riusciti a costruire. Infatti tra i progetti dell'anno prossimo è una presenza molto più forte, diciamo, nella quotidianità, nelle scuole, per il coinvolgimento dei giovani e delle famiglie, di tutte le altre polisportive tipo la San Giacomo, dove hanno soggetto tesserati, dove noi facciamo un'attività di sponsorizzazione importante, per cercare di creare ancora, diciamo, ancora più entusiasmo, e se cresce entusiasmo gli sponsor sono più coinvolti e sono più invogliati a dare e a partecipare, perché non è solo il contributo economico, ci vuole, ma per un imprenditore come me e gli altri 7-8 importanti della città è anche percepire, avere proprio la partecipazione a tutti i livelli della città, dei giovani, delle scuole, di quelle cose sane, perché è uno sport sano e bello. Una cosa importante l'ha detta proprio Francesca Piccinini, insomma, la più attesa di tutte questa sera, ovvero: ok, io sono venuta qua, cercherò di fare, darò tutto a me stessa per raggiungere l'obiettivo finale, ma se si vuole vincere bisogna essere tutti insieme. È proprio questa un pochino la vostra filosofia, arrivare a lottare insieme per raggiungere gli obiettivi. Sì, perché l'anno scorso, cioè, è stato un campionato deludente perché non abbiamo centrato nessuno degli obiettivi, ma il budget era importante che abbiamo messo in campo. E le giocatrici, come peso specifico tecnico individuale, insomma, non è che abbiamo preso delle brocche, abbiamo preso ragazze che oltretutto sono state pagate con fior di ingaggi, ma è mancata la voglia, lo spirito di gruppo e soprattutto anche forse in qualche leader la voglia di spendersi non solo sul campo per se stesse, ma per fare gruppo e squadra, perché è uno sport di gruppo, non è un tennis. Questo secondo me è quello che ci è mancato l'anno scorso, perché noi le risorse le abbiamo messe e purtroppo anche, diciamo, la correzione in corsa con Fenoglio, squadra fatta da altri, è chiaro che, insomma, abbiamo dovuto rincorrere un errore. Devo dire che, insomma, Luciano Pedulà aveva impostato una squadra nonostante il budget era importante, tutta in base a una sua scommessa, a un suo modo di interpretare il volley, ma che in effetti ha creato solo problemi, ma subito dall'inizio. Da questo punto di vista avete allestito questa sorta di comitato tecnico che sta seguendo la costruzione della squadra, e anche questo è un modo, insomma, per condividere e per in qualche maniera vivere più direttamente tutti insieme le responsabilità, gli oneri e onori, diciamo, di questa avventura. Certo, un comitato tecnico che si riunirà ogni 15 giorni, dove avrà un confronto con l'allenatore, con la capitana, e soprattutto un confronto che è stato importante tra noi nell'analizzare tutte le proposte che i vari procuratori o i suggerimenti che arrivavano da mister Fenoglio sul prendere o no una giocatrice piuttosto che un'altra. E poi, diciamo, mettere sul tavolo tutte le reciproche impressioni, supportate da poi da, diciamo, informazioni che ognuno andava a rastrellare sui social, nei siti di statistiche, quindi ognuno ha portato la propria esperienza investendo anche del tempo. Io devo dire che è stato molto costruttivo, ma soprattutto abbiamo analizzato una numerica importantissima di giocatrici e questo secondo me ha dato un risultato importante, cioè una squadra ben assortita e poi naturalmente
dobbiamo confrontarci con un campionato in cui ci saranno almeno altre 4 squadre di alto livello, perché rispetto a 3 anni fa, quando abbiamo fatto il primo campionato di A1, è salito il livello. Cioè, oggi le squadre, cioè, avremo un Conegliano ancora ben attrezzato che punterà alla Champions, avremo un Modena Piacenza di alto livello, una Pomì che farà ancora uno squadrone, e poi avremo sempre Bergamo che comunque farà una squadra di tutto rispetto. Insomma, ci saranno 5-6 squadre con noi che, insomma, quindi contribuiranno a fare un campionato tecnicamente come lo era 10-15 anni fa. Io di questo sono molto soddisfatto, perché più c'è tecnica più c'è spettacolo, e quindi ci confronteremo sul campo.